Buongiorno a tutti ragazzi da Marcello Gaming 68 e da... da Giulia. Buongiorno, 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 buongiorno a tutti. Allora ragazzi, torniamo ancora una volta in quella della cascina del latte in Farm Simulator 22, perché anche oggi vi portiamo un nuovo episodio. Ormai ci stiamo prendendo gusto con Giulia, non ci ferma più nessuno ragazzi. Dunque, cosa andremo a fare oggi, ragazzi? Allora, già ci vedete, siamo spalle al nostro camion di Farm Simulator, bellissimo sto rimorchio qua, perché oggi ci andremo a occupare della zona frutteto, degli alberi di mele. Perché questo? Voi mi dite, l'hai fatto l'altra volta? No, allora, ragazzi, non è il discorso che l'ho fatto l'altra volta. Con Giulia, sotto consiglio di Giulia, abbiamo fatto delle modifiche per quanto riguardano le piante, nel senso che l'altra volta le piante che usavamo si metteva solo l'acqua e basta, e poi la pianta ti dava il frutto che era la mela. Questa volta abbiamo cambiato le piante perché intanto va messa l'acqua, va messo il concime, va messo anche i semi. Ma non solo, chicca delle chicche su questa nuova mod, ragazzi, che oltre a avere le piante che vanno concimate, insomma, dunque ci avviciniamo un po' più sulla verità per quanto riguarda il discorso sulle piante, è provvista, questa mod è provvista anche di una piccola, diciamo, tra virgolette, fabbrichetta, produzione di succo di mela. È un capanno molto carino che poi vi mostreremo, dove avviene la lavorazione, di conseguenza vengono fuori, buttati fuori i bancali con il succo di mela, che poi chiaramente si va a vendere. La cosa da dire è questa, ragazzi, che non so se riusciamo a farglielo vedere, a farvelo vedere oggi, in quanto dobbiamo alimentarli, dunque dobbiamo farle partire. Con Giulia faremo questo lavoro. Le mele che sono dentro i magazzini piccolini della farm non sono altro che le mele e i bancali delle vecchie piante, dunque quelle le andremo a vendere, le caricheremo sul camion, poi Giulia si organizzerà per andare a venderle. Però prima facciamo il discorso di alimentazione per quanto riguarda le mele, poi ci organizziamo per andare a vendere le vecchie mele, parliamo così tra virgolette. Ok, Mogè, ci sei? Ci organizziamo? Sì. Perfetto, andiamo. Dai, andiamo. Allora, tu metti acqua, io metto concime? Sì, allora, Giulia si organizza con il merlo, ragazzi, e mette il concime sulle piante. Mogè, se ti ricordi prima quello della stalla? Sì. E io incomincio un attimino a fornire l'acqua. Allora, eccoci qua, prendiamo il summer, raga, e cominciamo a fare il primo viaggio. E abbiamo modificato perché, insomma, così poi è chiaro che è più bellina. Tanto Giulia è già partita con il merlo, sta andando a recuperare. Andiamo prima a recuperare il concime che c'è nella stalla, così ne approfittiamo e la puliamo anche, ragazzi. Ok, via, andiamo con la prima cisternina d'acqua. Ci sarà da fare un po' di viaggetti sia per l'acqua sia per quanto riguarda il concime, eh? Un bel lavoretto, Mugge, che ne dici? Beh sì, intanto do il buongiorno anche ai vitellini. Ecco. Buongiorno, che bellissimi che siete. Sì, la storia dei cuccioli di ogni razza è troppo bella, veramente, concordo, Mugge. La prole ci sta alla grande. Sì, ma poi sono troppo bellini, sono. Ok. Allora, ragazzi, Spostatevi, se non vi schiaccio. C'è uno, si è parcheggiato, si è accucciato proprio davanti. No, vabbè, all'uscita. Allora. Dispettosi allora. Come vitellini. Sì, ma sono troppo bellissimi. Ci passo. Siamo uno... Sì. Ok, io vediamo un po' piano piano, appago. Sì, Mogè, fai, non stare a diventare armata, fai al massimo due benne per pianta, tanto per farle partire. Io faccio due cisterne d'acqua a pianta. Ah no, neanche, una cisterna e mezza. Bene, bene, molto meglio. Allora, intanto, ragazzi, ne approfitto per ringraziare quelli che ci scrivono, in particolar modo nei commenti, in particolar modo Peppone, che ci dice bravi ragazzi, grazie Peppe. Grazie, me lo dico anch'io, grazie, perché io lo scrivo, me lo dico anche qua, grazie.
Grazie Peppone, veramente ci fa piacere che ti piaccia questa cosa e siamo contenti. Come vedi, appena possiamo con Giulia portiamo un nuovo episodio. Chiaramente ringraziamo anche tutti gli altri. Ho voluto specificare, certo. Peppone perché ci fa dei messaggi, dice che la serie che stiamo portando gli piace molto, che è contento, ci fa i complimenti. Però chiaramente il nostro ringraziamento è rivolto a tutti gli altri, ragazzi, anche a tutti gli altri. Nessuno escluso. Nessuno escluso, esattamente. certo, ci mancherebbe altro. Ringraziamo a tutti quelli che fanno i commenti, compare Pietro, Andrea, Div89, e Matteo che ci viene a salutare anche lui, insomma a tutti quelli che partecipano e soprattutto a quelli che si iscrivono anche al canale, ragazzi. Allora, qua abbiamo finito. Allora, andiamo a vedere. Ok, qual concime ce l'abbiamo. Già in verde in questo albero, quindi posso fare gli altri adesso. Ok, quante bene ne hai messo, Mogè? Due, come hai detto tu. Ah, ok. Ne ho messo due, ho controllato quanto ce ne sei. Una volta che in due diventa verde, non è più rosso, allora posso anche fare gli altri. Poi magari in un altro momento aggiungiamo. Certo, chiaro, quello che ma voglio che fare. Mucca intelligente. C'era una mucca che era sdraiata proprio sopra il concime. Come mi ha visto entrare, se si è alzata. Hai visto? Abbiamo le mucche intelligenti. Sei intelligentissima. Mogè, occhio nella stalla, perché non ci sono solo le mucche vitelli, ci sono anche i tori. Cito. Ma sai, essendo toro anche io, andiamo d'accordo, Marci. Non vorrei che magari esci con il merlo incornato nelle corna del toro. No, conosco il linguaggio del toro. Ah, ok, perfetto. Quindi andiamo d'accordo con i tori. Essendo un torello anche io. Eh già. Tu vai d'accordo con i pesciolini? Sì, è appunto. Ma infatti ti ho visto arrivare, ho rallentato subito. Anche io ti ho visto e ho frenato. Allora, qua devo andare adesso, spero di ricordarmi quello che faccio. Solleva poco e scende. Ogni tanto, Mogè, se ti dimentichi, basta che guardi un attimino il cosiddetto diario di bordo. No, ma non è quello il problema. Il problema è che mi devo ricordare dove sono. Cioè, nel senso, come faccio a sapere nel diario di bordo qual è l'albero che ho fatto? Cioè, no, non so spiegarmi, Marcia, lascia perdere. Faccio prima a capirmi da sola. Ecco. Sì, mi capisco da sola, Marci. No, beh, ho capito cosa volevi dire, Mogè. Cioè, ad esempio, il primo albero che ho fatto, in mezzo a tutti quelli che ci sono nel diario, ho visto che qual è, perché c'è il concime. Ok. Non è che sono in ordine nel diario di bordo come sono in ordine qua, penso. Poi vedo, lo saprò dire. O comunque, se non lo metti bene, ti esce fuori il concime. Sì, devi intanto rovesciarlo piano. Purtroppo sì. Quello l'ho già fatto anche l'ho fatto anche prima, ma me l'ha buttato. Ecco, adesso l'ha preso. Purtroppo me l'ha sì. buttato fuori e me l'ha dovuto riprendere. Io più che farlo così avrei fatto come tipo le serre che hanno proprio. La vasca, brava, bravissima. Una piccola sarebbe vaschetta per mettere il concime e via. Sarebbe stato meglio? Anche perché così vedi anche quanto ne metti, dove lo metti soprattutto. Così andando dentro non riesci a capire qual è l'albero che hai fatto o quello che non hai fatto. Ecco. Oh, che bellino, dove stai correndo tu, piccoletto? Niente, ce l'ha con i vitelli. Sì, c'è uno che sta correndo. Secondo me sta cercando la mamma, sta cercando. Eccolo il toro, l'abbiamo nominato. Prego, signore, passi. Attraversi la strada, prego. Ok, grazie. Allora ragazzi, andiamo a vedere un po' il cosiddetto diario di bordo, così vediamo. Sì, sono sceso un po', eccoci qua. Allora, concime, vedete che Giulia l'ha messo qua. Io devo capire dove sto mettendo l'acqua. Ecco, allora, partiamo da qua. Una è qua. Una è qua. Quanto mi fanno tenerezza questi vitellini. Sono belli davvero, Mogè.
Ok, perfetto, devo fare quelle di su allora, perché quelle di su vedo che sono senza l'acqua. Ok. Ragazzi, avevo pensato di usare il carrellino con la cisternina sopra che usiamo qua nei campetti, però è probabile che vado in pensione ora che finisco di mettere l'acqua con quel carrellino. Ok, vediamo un po'. E questa l'abbiamo fatta. Adesso facciamo la terza. No, Allora, intanto cominciamo. comunque Dimmi, Mugi. vedo che vale in ordine. Adesso la prima me l'ha dato sopra, il secondo che ho caricato me l'ha messo sotto, quindi contando quelli conto gli alberi che ho Ah, fatto per ok, ricordarmelo. ottimo. Io Ciao vitellino. sto riempendo quelle che hai fatto tu col concime adesso. Toditi, toditi. Sì, Cazzo, come sentite, Giulia ce l'ha con i vitellini. si è accucciato proprio vicino alle ruote. Mannaggia a te che ti schiaccio. Guarda che lo dico, papà è il toro di papi, eh. Ti No, faccio sgridare dal toro. sono troppo belli, Mugè. La Ok, adesso. prole negli animali è troppo bella. Tanta Sì. Allora, devo roba. fare il terzo. Uno, due, devo andare là. Questo devo fare adesso. Eh sì, ragazzi, è un attimino più veritiero e poi abbiamo voluto cambiare anche gli alberi in funzione della piccola fabbrichetta che adesso vi mostreremo con Giulia. Ho detto non vorrei mai che magari cambiando bancale poi ci sono problemi con la piccola fabbrichetta. Dunque ho detto cambiamo gli alberi e non se ne parla più. Mogè, che ne dici? Eh beh sì, bisogna fare tutto in modo che tutto funzioni bene. Ecco, adesso due tori davanti, da niente a due. Oh, io devo passare? Si Sì, si stanno stanno spazientendo. Quindi adesso basta tu. Secondo me stanno difendendo anche la prole, di dire se ci schiacci la prole ti incorniamo. cominciando a. Sì, Oh, ma proprio. Vabbè, quel pochettino che è avanzato, marci lo lascio. Ma Proprio un sì. ripieno. Non so se vuoi vederlo, cioè non entra questo pezzettino qua dopo. Adesso l'ho riempita la bene, però la prossima volta non la riempirò. Ma sì, lascialo lì, Mogè. Al massimo prendi dal capannetto, Sì, tranquilla. adesso prendo dal capannetto, prendo. Il più è stato fatto, c'è cioè proprio un ripieno piccolo piccolo che non ne vale neanche la pena di prenderlo. No, no, va bene Allora. così, va bene così, Mogè. Allora, terzo albero c'è mio chi, ci sei tu, devo Mi sto aspettarti. spostando, guarda. Vai. Ecco, Altrimenti te la butta addosso. a posto siamo. Te la butto dentro la cabina. E guarda che mi devo ancora vendicare per lo scherzo di ieri, Che eh. ti ho nascosto la raccoglitrice. Sì, non pensare che me la sia dimenticato. È tutto segnato. Ecco. No! Vedi? Dovevo andare piano. Occhio, occhio. Ah! C'è lissa, lissa. Ho visto. Il trattore è verde, l'ho visto anch'io. So, i sorci verdi. Ecco, poi Sì, la cosa. vabbè. Che Dimmi, dimmi, Mugè. se non la metti bene. Vediamo qua avanti se adesso la prende. Adesso la prende. Ok. Adesso vado nel capanno a prendere. Ah, ma il Sì. terzo me lo ricordo, ne ho fatto due del terzo. No, devo fare ancora una. Devo farne ancora una. Che poi la cosa bella che abbiamo il discorso di averli messi qua, vicino alla stalla, è bello perché ci abbiamo tutto a portata di Tutto a portata mano. di mano. Certo che così nel mucchio qua si riempie molto più Eh velocemente. beh, certo, Va chiaro. bene, allora, terzo albero dov'è? Uno, due, eccolo qua, è questo. In un momento l'ho riempita rispetto a quella là che ho preso prima. E lì nella stalla più che altro così teniamo pulita anche la stalla, E capito, Mugè? certo, visto che dobbiamo utilizzarlo. Infatti. Allora, qua finito.
Vediamo qua. Ok, andiamo a fare il quarto albero. Anche qua è finita. Vabbè, vado a riempirla direttamente, raga, perché è inutile che sto via. Adesso devo fare il quarto albero. Allora, 1, 2, 3, qua, questo devo fare. Boh, sarà questo, vediamo un po'. Questo non lo prende, vuol dire che è piena, allora sì. No, non lo prende. Oh. Che succede, Mosè? Se non becchi il punto giusto lo butta a terra. Te l'ho detto anche prima, te l'ho detto. Bisogna proprio beccare il punto giusto, anche se fai piano. Mi sa che io con l'acqua ho finito. Vediamo un po' qua. Mi sa che ho finito. Mi dice che l'acqua è esaurita. L'acqua è esaurita. Come chi la butta? Eccolo qua. Allora. No, mi sa che l'acqua l'ho messa dappertutto. Vediamo un po'. Allora, questo è a posto. Questo è a posto. Qua ne manca un pochettino, ma fa niente. C'è. Qua c'è. Qua ce l'abbiamo. Qua ce l'abbiamo. E qua ce l'abbiamo. Qua c'è. Basta, io con l'acqua ho finito. Allora, il quarto albero penso di aver fatto. Vediamo un po'. 1, 2, 3. No, ne devo mettere ancora uno. Sì. Devo mettere ancora una benna. Mogè, vuoi che ti do una mano? Vado a prendere la pala gommata di là dove ci sono le vasche dell'insilato? Direi di sì, perché altrimenti qua c'è da aspettare un po'. Okay, cioè, dai. Sono ancora al quarto albero. Solo. Arrivo. Così ti do una mano. Allora, ragazzi, vado a prendere un attimino la pala gommata qua dove ci sono le vasche dell'insilato. Così diamo una mano a Giulia e velocizziamo un attimino, perché abbiamo anche altro da fare, non solo quello. Noi abbiamo la piccola paletta gommata qua. Eccoci qua, raga. Adesso vediamo se è il quarto. Non ti sfagiola, Mosè? No, sto riempendo un'altra cosa, sto riempendo. Infatti ce n'è uno albero che ne ha tanta concime. Ah. Quindi è questo. Come faccio a prendere punti di riferimento per capire che è questo albero? Cosa posso fare per prendere punti di riferimento? Se non lo sto rovesciando, sempre dello stesso. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, il quinto simbolo. La quinta icona devo buttarlo, nella quinta icona. Io parto dall'ultimo qua, eh. Bravo, bravo. Così non ci disturbiamo. No, nella quinta icona devo andare. Allora, proviamo a buttarlo qua, vediamo un attimino, raga. Piano piano. Ok. Quinta icona, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Qua lo devo mettere. Allora. Chiaramente il lavoro ce n'è tanto da fare, dunque ragazzi richiede, come vedete, manodopera go go. Allora, vediamo se stavolta l'abbiamo riempito. Niente. Ma si può sapere? Ah, boh.
Quindi neanche la quinta, ma boh, non capisco. Allora, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5. Allora la sesta, boh, vabbè. Vedi, facendo così non si capisce bene dove è, quale. Allora, cioè, c'è un albero, ci sono degli alberi che ne hanno più degli altri, boh, non capisco. Vabbè. Sì, fa niente, l'importante è che ne abbiano un po', Moge, giusto per farle partire. Poi. Sì, vabbè, ma c'è sempre uno che è sempre fermo, lo so, al 44 è sempre fermo. Proviamo la sesta icona stavolta. Salta icona, dai, non è un problema. L'importante è che ne mettiamo un po' a tutti e poi lo faremo quando siamo... Ci metti... Che sto facendo manovra, ti metti dietro, poi dici che ti vengo addosso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, facciamo la sesta, che devo dire? No, non riesco a capire perché uno non si riempie. Boh. Ok, stai facendo quella. Allora, vediamo un po', raga, quante ne abbiamo. Dunque, qui ci siamo. Ok, poi qui ci siamo. Vedi che continua a rimanere fermo. Qui ci siamo, qui ne manca un pochino. Allora, no, vabbè. Andiamo qua, qua ne manca. Vediamo, butto un po' io. Mettilo lì dove sono io, esatto. Vediamo qual è quello che stai lì, non si capisce. Ok, messo. Però vedi, rimane sempre fermo a tre, ma non lo so. Rimangono ferme, alcune rimangono ferme. Anche se ci butti la, la fai cosa. Fai una roba, Moge, prova, se hai voglia, prova a attivarle tutte. E così vediamo se magari è anche una questione solo di attivamento, magari la mod funziona. Attivazione, magari. Attivazione, sì, magari funziona un po' male la mod, o può essere. Ma io devo attivare quelle con Apple, semi e concime. Brava, giusto? Brava, sì. Ok, Apple concime, quindi attiva. Mi devi dare i comandi. Ah, ok, arrivo subito. No, qua. Allora, i comandi sono questi. Diamo i comandi a Giulia, ragazzi. Promuoviamo a direttore agricolo. Ecco fatto. Allora, attiva. Allora. Attiva. Attiva. Ce n'è una che è completamente vuota. Devo capire. Me li dà ancora in rosso, suppongo, perché dicono che mancano dei materiali. Appunto, in questo caso mancano i semi. E adesso mettiamo anche i semi. Piano piano facciamo tutto, Moge. Dunque, questo è a posto. Tira. Qui ce n'è pochettino. E qui non ce n'è niente. Dunque, 1, 2, 3, 4. La quinta dovrebbe essere. Sì, vabbè, ma anche io andavo a contarli così, marci. L'ho messa sempre nella solita... Non, cioè, non cresceva. Pur andando sempre lì, non cresceva. Provo c'è qua. Sempre fermo al rosso. Vediamo un po'. Ne butto un po' e vedo se la prende. E un po' ho detto. Vediamo se l'ha presa. No, non è questa. Vedi? C'è qualcosa che non quadra. Allora, se io scendo qua, non mi dice le cose. In teoria... Con cima 20... Allora, qua mi dice 29.619. Adesso lo butto qua. Qui 6.000. 10.000. 10.000, no, qui no. Allora, dove ce n'è una che non ne ha niente? Qui ne ha 10.000. Qui 6.000. Vedi, Marci? 10.000. Vedi che io qua l'ho di nuovo buttata. Cosa ho detto quando ho iniziato? 29.000 ed è rimasto a 29.000, pur avendo messo un'altra benda di nuovo. Ed vabbè. È sempre a 29.000. Magari c'ha un po' di problemini, può essere, Moge. Mi sa che ne ha tanti problemini. Perché vabbè. quando ho iniziato alla 29 ci ho buttato la benda. Guarda tu se quella davanti a me dice 29, magari tu li vedi. No, a me mi dice con cime 8.000, che 29. Addirittura sì. Poi. Sì. Addirittura. Vabbè, lasciamola così, dai, passiamo ai semi. A me semi 29 adesso, mi Moge. Dice. Passiamo ai semi. In tutte ci sono, c'è tutto in col cime? In teoria sì. Allora, ragazzi, questo lo rimettiamo a posto. Ok, perfetto. E la palagomata momentaneamente la lasciamo qua, raga. Tanto. Allora, ragazzi, dobbiamo mettere i semi. E con Giulia ci siamo preparata questa cosa qua. Guardate qua un attimo cosa abbiamo preparato con Giulia.
Eccoci qua. Abbiamo Il treno. questa sorta di trenino. Questo è un treno moderno senza locomotiva, ma con la macchinetta. Quelli sono tutti i cosi che si inventa mio marito. Oppure serpentino, come lo volevamo chiamare? Trenini, Eccolo qua, serpentini. ragazzi. Ah, però io devo andare a prendere il muletto. Tomoge, prenditi la macchinetta che vado a prendere il muletto. Se vuoi che faccia danni, te lo do volentieri. Vai, vai, Allora. che non ne fai danni, Mogè. Allora, raga, io prendo il muletto e facciamo, boh, vediamo, 1/2 sacchi a albero. Vediamo un attimino. Allora, tiriamo su un po' il castello. Carica elettrica, perché carica? Ah, perché Elettrica la la vogliamo. macchinina. Sì, la Ah, ok. macchina Dicevo, elettrica. oppure la colonnina non l'abbiamo ancora messa noi, vero? No, no, la dobbiamo Perché ci mettere. abbiamo anche, com'è che si chiamano? Paperi? Che Sì, io abbiamo, chiamo infatti, dobbiamo, pappagalli? sì, bisogna mettere anche quelli. Allora, Mogè, vieni qua per favore e mi sganci una cinghia dell'ultimo carrellino. Vediamo, Infatti ho detto per favore. no, ma non c'entra, per favore. No? Allora, raga, io comincerei a metterne, facciamo uno per il momento, uno per albero. E vediamo, poi Giulia mi dirà com'è la situation. Allora, via, partiamo col primo. Com'è la situation? Io la vedevo 29, tu 8, ti immagini che situation? Via. Allora, questo mi vede che sta caricando. Ok. 999 mi dice. Vediamo dov'è, qual è la. Aspettiamo un attimo a metterne un altro, facciamo prima tutte le piante, poi al massimo ripartiamo da là, dall'altra parte. Aspetta un momento che sto Sì, guardando certo. nella catena di produzione. Dov'è? Sì, praticamente sì, alla parte d'acqua a parte. Mi dice dove c'è? È sempre in rosso. Sì, è sempre in rosso comunque. Vuoi fare l'altra o vuoi? Io farei prima un sacco a Mamma mia, piante. che si cominciano. Guarda, si vedono le mele. E beh, perché abbiamo già messo una l'abbiamo Abbiamo attivato. completata. Sì, l'abbiamo attivata perché c'è sia concime che acqua che semi. Ok, ce l'ho Ma tu qua fatta. la metti sempre qua davanti, sempre nella No, no, stessa? facciamo così, Mosè, così siamo sicuri. Facciamo un sacco a piante, poi vediamo quanto ce ne avanzano. Mi metto io così almeno capisci quello che devi fare. Ok. Adesso vedi, tu hai scaricato la 999 e me la metto anche qua 999, ma non è che per ogni marce, per ogni fabbrichetta, tra virgolette, ci sono due alberi, sono? Non lo so, mi porti avanti un pelino il trenino? Non lo so, Mose, bisogna. Noi No, no, intanto è così. facciamo È così così. adesso. È Vai, così vai. perché. Vai avanti, Mose, vai avanti, vai avanti, vai ancora, vai. Boh, fermati. Allora, sganciamo le cinghie, raga, così prendo anche quello. Perché, Marci, vedi che. Mi dà 999. Vedi, Marci, nonostante tu ne hai buttato due sacchi. Boh, mi dice sempre 999, vabbè. Qua? È quello che non capisco. Vedi che anche qua che non ci sei ancora arrivato, mi dà sempre 999? Ah, allora Eppure non questo l'abbiamo non l'hai ancora ancora fatto. fatto? Esatto, sto Eppure non l'hai ancora. buttando. E mi dice sempre 999. Non è che magari messe così vicino le carica tutte assieme, no? Boh. Ma io non so cosa dirti, no? Perché per quanto riguarda il concime, uno è 33, l'altro è 44, uno è 8, mi hai detto. Adesso come semi sono tre piante, in teoria dovrebbero Insomma. essere tre. Ah, ci sono io qua che ti dico qua dove devi andare. Dove sono posizionata io, devi venire tu Sì, col sacco. la domanda è un'altra, le piante sono tre adesso con i semi. Marci, io le vedo tutte con i semi, anche questa dove sono adesso. Vedi, allora è quello, non vorrei che sia quello allora. Vabbè, niente, l'importante è che funzionano poi. Ok. Qua c'è dice che c'è un albero che non ha semi, ma vai a vedere qual è quello. Boh.
Sì, vabbè, poi intanto noi adesso facciamo così, poi magari in un altro momento le controlliamo tutte. Mi porti un po' avanti, per favore? Adesso perdo il coso, però non so più qual è No. l'albero. Boh. Se mi fai spostare non mi ricordo qual è Fermati, l'albero. fermati, fermati. Qual è l'albero adesso? Sarà È il questo alle tre l'abbiamo spalle. fatti? Sì. Quanti l'abbiamo fatto? Tre. Qua mi sa che l'avevamo già fatto, Marci. Allora, Vabbè. aspetta. Dico questo perché io continuo a vedere 999. Allora, uno, due, tre, quello che stiamo facendo adesso è il quarto. Ok. Quando sono tanti così ci vuole un attimino di pazienza, ragazzi. Però vabbè, Ok. ci sta, dai. Perché no? Ecco, siamo proprio fermi vicino al traliccio, dunque devo fare così, raga. Mi sposto? No, 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 aspetta, prendo questo sacco. Cioè, mi sposto, te lo sposto, non mi sposto. Prendo questo sacco qua. Ok, perfetto. Allora, tiro su un po' il castello perché ho paura che mi cada il sacco. Allora, 1, 2, 3, 4. Dunque, adesso dove è Giulia? Devo andare. Perfetto, perfetto. Ok, e questo lo buttiamo qua. Via. Cioè adesso Semi mi dice 2000. Noi andiamo avanti così, poi ripeto, in un secondo momento vediamo cosa c'è da fare. Per il momento andiamo avanti così. Comunque questa storia del trenino comodissima, dai. Sono tutte cose che hai sempre inventato tu in farming. Mi ricordo che quando facevamo il 15, quando poi abbiamo cominciato a capire le dinamiche del gioco. Facevamo il trenino per quando facevamo la trinciatura, lo Sì, ricordi? un sacco. Nel campo che c'erano lì vicino al biogas. Un sacco di rimorchi uno attaccato all'altro. Eh beh, sono le prime esperienze, le prime cose che È devo una cosa. No, provare. ma a parte quello, a livello di trenino, tu ce l'hai sempre avuta sta cosa. Lo faccio anche su ETS. Figurati. Devo sbloccare qualcosa o... No, c'ho ancora un Allora. sacco a disposizione. Tu guarda sempre le piante, Sì, mi ho preso punti di riferimento, ho preso. Mugge. No, fermati che devo prendere il No, sacco. mi stavo aggiustando, mi stavo. Ah, ok. Poi te lo sposti davanti perché stiamo andando in avanti adesso. Aspetta, che prendo questo. Lo vedo che lo stai prendendo. Ok, vai pure. Aspetta Allora, che scenda. sì. Lì Che ho preso punti di riferimento. dove Questo devi sei fare. te? Ok. Sì. Oh yes. Fermo lì tu, Marci, che nel Sì. frattempo ti apro la. Nel frattempo che tu fai lì, ti apro gli altri due sacchi. Dove sei? Ok, così sappiamo dove devi andare. Qua. Poi mettiamoci che adesso, vabbè, siamo in autunno, ragazzi, dunque gli alberi li vedete Ah, chiaramente. vediamo. E poi con queste mele facciamo i succhi nel Esatto, casottino. adesso appena finiamo li facciamo vedere il casottino, Muse. Appena finiamo qua. È Ah, bellino quel casottino questa è perché... l'ultima, giusto? No, l'ultima dovrebbe essere... Ah sì, è l'ultima, No, hai qua c'è solo la ragione. chiavetta. Sì. Dunque Allora, dovremmo vediamo un essere a po'. posto, vediamo un Eh attimino. no, perché c'è ancora un albero, vai a vedere quale, che dice materiali mancanti. E Manca il concime, c'è un albero che manca il concime. quale sarà? Allora, non lo so, vediamo un po' qua. Allora, facciamo una cosa, adesso Allora, provo io a... devo mettere la finestra d'aiuto perché sennò non leggo. Allora, vediamo un po' così. Qui Aspetta un momento, vabbè, aspetta un momento, c'è. aspetta un momento. Sì, sono qui. Aspetta, aspetta un momento. Ok. 10. Ok. 6.000. Mi sa che è qua che manca, Mosè. Qua
Qua manca, dove sono io Guarda, adesso? io vedi, per farti capire, l'albero in cui manca quello che è il concime, io ho messo disattiva. Ma c'è Ed qua è, allora. invece Questo me lo dà tutti attivati, me lo dà. Aspetta, è qua, dove sono carino. io? Qua, Quello? sì. Prova a buttare una cosa di. C'è da spostare la Fermo pala, mo. lì, fermo lì, fermo lì. Sì, non mi muovo, non mi muovo. Sposta la pala Sa gommata. Altrimenti non riesco poi a ricordarmi. Non mi muovo, forse l'abbiamo beccato, dai. Ragazzi, forse abbiamo beccato l'albero giusto, perché qua mi Forse. dice, no, mi dice acqua e semi, di concime non me ne parla, dunque è questo. Gli altri mi Ma parlano anche di concime, mo. Presumo che sia questo. Poi vabbè, te l'ho detto, al massimo lo vediamo in un altro momento, non è un problema. Con calma, magari li riempiamo tutti, poi ci rendiamo conto qual è. Io mi sposto, se no me la butti addosso. Allora, andiamo a vedere un attimino, raga, qui se lo becchiamo. Eccolo qua, dovrebbe essere questo. Che però non ce lo segna lo stesso. Te lo dà? Boh, concima a me da 23.000. allora non lo so, ma se. Questa l'hai attivata, non è che questa che è quella che non è. Oh, adesso no, no, continua a dirmi e non so qual è delle tante materiali mancanti. Vabbè, niente, parcheggia, Non mo si gira, sa lascia qual è. stare, pace ame, poi lo Anche faremo, allora, dai. io cosa ho fatto, Marci? Ho provato questa in cui manca il concime a disattivarla. Ho controllato tutte le chiavette che ci sono lì e invece me le dà tutte attive. Perché ho detto, se io le disattivo, troverò l'albero in cui c'è scritto disattivato. Invece, se tu prova a controllare tu, l'albero in dove serve il concime l'ho disattivato. Però questo mi dice attivo. Sì, lo vedo Questo mi qual è dice attivo. disattivato. Lo No, vedo, negli alberi devi guardare, lo vedo. non nella posizione. Sto guardando. Ah, e vabbè, lo stesso. Ce n'è una Ciao. sola disattiva, Mose. È quella dove manca il concime. Ecco qua, vedi? E vedi, è sempre questa. È Io qua questa adesso. dove abbiamo buttato. Anzi, sei tu. Rimani lì, proviamo a buttarne un'altra penna, vediamo cosa succede. Infatti dice materiali mancanti, mi dice qua. C'è una pianta che fa i capricci, ragazzi, una pianta che fa i capricci. Non riusciamo a capire il perché, però poi vabbè, tanto. Questa è giusto, questa qui? Sì. Ok. Vai più indietro? No, non sta caricando, Marce. No. No. A meno Niente. che devi fare attenzione a dove la butti, perché altrimenti non la prende in questa, perché là ha fatto tutto, ma qua non la prende. Continua a darmi la cosa vuota. Vabbè, mo c'è, molliamola, dai. Poi la vedremo in un altro momento, non è un problema, dai. Lasciala stare così, pace e ame. Poi vediamo in un altro momento da cosa può dipendere. Bene, ragazzi, per il momento le piante le molliamo così con Giulia. C'è questa che fa i capricci, poi vedremo con Giulia come si può sistemare. Andiamo a fargli vedere la fabbrichetta, il capannetto. Sì, Muge? però mi devo ricordare il punto di riferimento per capire qual è. Allora, 1, 2, 3, 4, la quinta, partendo da su. 1, Ok. 2, 3, 4, 5. Ok, dai, andiamo. Andiamo? Dai, fagli vedere un po' un attimino la fabbrichetta. Fai lo vedere tu. Allora ragazzi, questo è il capannetto dove avverranno i lavori, vedete? Questa è la capannetta che abbiamo messo. Guardate che bellina, c'è una sorta di animazione con delle specie di presse. Io queste le ho conosciute da mio nonno, sono le presse per il vino. Adesso non so se la lavorazione della mela ha la stessa identica lavorazione dell'uva, però queste sono le presse dell'uva.
Però potrebbe essere che anche la mela va fatto così. Già questa piccola animazione, come vedete, in pratica andrebbe messa la mela dentro, pressato, e pressando chiaramente viene il succo negli appositi. Nelle bottigliette. Sì, no, negli appositi secchi in questo momento. Guarda, ma ci sono anche dei, hai visto che ci sono anche dei mirtilli? Come ci sono i mirtilli? Dove? Qua, nella cassettina qua. In, ah, di, sì, è vero. Di scena, diciamo. Sì, non sì, è... sì, sì, ho visto, ho visto. Ecco, questa è una sorta di fabbrichetta, produzione, diciamo così, dove noi qua andremo a mettere i bancali, qua si andranno a mettere i bancali degli alberi, le mele in questo caso, e dopodiché qua nel trigger verranno fuori le confezioni di succo di frutta o quello che comunque andremo a fare. Allora, vi faccio vedere la fabbrica in questione, raga, che sarebbe questa. Allora, mi devo dare un momento dal PC, arrivo, okay, scusatemi. Sì. Sì, sì, ecco qua, la produzione è questa, qua ragazzi, vedete, fa sia il succo, l'uvetta e il succo d'uva, ecco probabilmente perché hanno messo anche le presse per la lavorazione dell'uva, probabilmente anche per quello ragazzi, più che altro penso che sia solo per quello. Dunque, quando avremo le piante che cominceranno a buttare fuori i primi bancali, dopodiché inizieremo a fare il succo di frutta per poi andare a venderlo. Ecco, abbiamo pensato con Giulia di mettere questa cosa qua anche in farm, è bellina, fatta in legno così, ci sta, va benissimo. Insomma, abbiamo qua i depositi della mela, come vedete, abbiamo i capanni con le verdure, i capanni qua con i bancali di mele, dopodiché abbiamo questa piccola fabbrichetta, abbiamo tutto qua in zona. Questo è il reparto dei frutteti, ecco perché abbiamo pensato di cambiare un po' il discorso delle piante, perché le prime che abbiamo messo era solo alimentazione d'acqua, insomma, non era il massimo come cosa, però adesso come vedete sta andando tutto bene. Allora, sistemo un po', nel frattempo che aspetto Giulia, sistemo un po' i mezzi. Mettiamo a posto un po' i mezzi perché così creiamo un po' più di ordine. Poi chiaramente in un secondo momento andremo a vedere come mai la pianta fa i capricci. Cercheremo di capirlo, potrebbe essere anche un bug momentaneo ragazzi, e non è detto per forza che la pianta non funziona, potrebbe essere anche un bug momentaneo. Allora, qui possiamo chiudere, la riporto là raga. Ok. Nel frattempo sì, sistemiamo un po' tutto, raga, così tutto in ordine. Eccomi. Eccola qua che torna. Nel frattempo che ti aspettavo sto sistemando un po' di mezzi, sto rimettendo un po' di ordine. Ok. Arrivo subito, sto portando la pala cromata vicino alle vasche dell'insilato. Boh, questa la possiamo anche lasciare qua. Ok, andiamo. Dove sei? Dove sei? Arrivo, non ti arrivo. Vedo. No, dove no, sei? Sto arrivando, sto arrivando. Adesso chiudo il cancello qua. Andate a portare un attimo la palagomata lì sotto il tetto di fronte alle vasche dell'insilato. Allora, qua chiudiamo e qua chiudiamo. Ok, eccomi qua, Mogè di là. Allora ragazzi, adesso andremo a fare un altro lavoro con Giulia. Visto e considerato che abbiamo i magazzini pieni, abbiamo tanta roba nei vecchi alberi, guardate qua quanta roba abbiamo, guardate qua, queste sono tutte mele dei vecchi alberi. Dunque ci organizziamo con Giulia per andare a caricarli, e lo facciamo in una maniera che così mi dà una mano anche Giulia. Allora Mogè, prima di tutto mi devi cortesemente aprire il rimorchio. Aspetta, aspetta che guardo un po' le mele. Per vendere le mele, se siamo nel periodo giusto. No, beh, più che altro lo facevo per liberare un po' i magazzini. Quello lo so anche io perché lo volevi fare, Marci. Era giusto una curiosità di vedere i prezzi. Certo, certo, certo. Allora, Apple, che poi mi dice zero. Che non è come se non avessimo. Vuol dire che non li legge quelli lì. Probabilmente... Allora, il punto vendita dovrebbe essere, sali su, vediamo un po', eccoci qua, andiamo qua. Allora, poi per quanto riguarda il punto vendita mi devi fare strada. Campo 16, Mugè. 16, ho capito, però vabbè. Ci andiamo insieme, non è un problema.
Allora, ragazzi, Allora. mi apri cortesemente, Chiara. Ok. Sì, qua bisogna accendere il motore. Se non Perfetto. accendi il motore, qua non fai niente. Ok, Ok. perfetto. Adesso mi avvicini il papero, io vado a prendere il merlo. Si chiama Ecco, pappagallo. mi avvicino il pappagallo. Allora, ragazzi, in pratica cosa facciamo? Prendo il merlo, sganciamo la benna, ci agganciamo il pinzone con le cinghie, questo bellissimo pinzone con le cinghie. Ok. E vado a raggiungere Giulia che nel frattempo ha preparato il pappagallo, dice lei. Sì. Non me, no, 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 il No, no, papero, il papero no, 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 questo è un pappagallo, altro che paperi. no. Eccolo qua. Allora io adesso imbrago il pappagallo qua e lo butto sopra il camion. Faccio vedere io come si cade dal camion con il pappagallo. Ecco. Con il pappagallo, dici tu. No, Ecco qua, perfetto. dico io. Ok, cosa succede adesso, ragazzi? Che io li butto i bancali sopra e Giulia li sistema. Dunque, allora il merlo lo mettiamo qua che non ci serve più. Tra dire il fare c'è di mezzo al mare. Abbi fede, Mogè, abbi fede. Meno male che dall'altra parte c'è chiuso, altrimenti avevo due possibilità di caduta. O destra Allora, o ragazzi, sinistra. chiaramente ci serve il muletto, andiamo a prendere i bancali e incominciamo a caricare. Allora, raga, con calma portiamo la prima fila a Giulia. E ne abbiamo un po', abbiamo un po' di roba, per quello mi serve una mano da Giulia. Magari se abbasso le forche. Ok, buona. Arrivo, Mogè, tu abbi sempre fede. Sto pregando per quanto fede. No! Ecco, vedi. Stavo pregando, appunto. Però stavo pregando io di non cadere, non tu di andare a sbattere. Vabbè, capita. Perché secondo me il camion avresti dovuto mettere dall'altra parte, girarlo. In modo che. Per non fare mille manovre. Sbagliato io, dai. Madonna santa, 3 a voto me ne porto. Ma cosa devo fare? Lo devo spostare tutto. Mi cade in testa, eh? Ma Mi cade in va, testa, eh? Mi vai. cade in testa. Mi Dai, non cade in fammi testa, ridere. eh? No, 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 mi cade in testa. Vai piano, tranquilla. Madonna santa. Oh, beh. Vai, buggetti da su. No. Vai. Sistema, io vado a prendere Oh, l'altro nel frattempo. si stanno muovendo da soli, ti avviso. Non sono io. Se succede qualcosa, sono innocente. Già No, Marci. si difende, ragazzi, già si No, Marci, ma difende. tu non puoi darmi porca miseria. Non mi puoi dare 3 bancali così, col pappagallo qua. Ah, ma non era il... Non fa. Perché sì. Marci, non Dimmi. portarmeli 3 bancali. Eh beh, ma se te ne porto uno ci vogliono sei Perché camion. il pappagallo qua. Ecco che è No, bloccato, Madonna santa. no, Vedi, 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 te l'ho detto. Mi sono bloccata di nuovo, ed è partito. non fa La niente. notte. Marci, il pappagallo. Allora, quando io mi sono avvicinata, i bancali sopra si stavano muovendo da soli. E te l'ho detto, Marci si stanno muovendo. Poi si è Aspetta, bloccata ed è partita a razzo. andiamo già, aspetta che Tu vuoi riproviamo, fare le cose alla grande, vuoi fare? dai. Riproviamo, che problema ti metti? Quelli li metto a posto io, aspetta un attimo. Allora. Cioè, si stavano già muovendo da soli quei bancali lì. Allora, come siamo incastrati qua? Aspetta. Ah, forse devo spostare prima quelli, aspetta, perché sennò non riusciamo. Allora, incidente di Tu vuoi percorso, fare le ragazzi. cose veloci e poi vedi? Le cose veloci poi sono quelle che si trasformano in cavolate. Vedi che cade tutto? Io ti ho Ma detto sì, perché il che pappagallo non regge. devi Non mi avere regge il fede. pappagallo a tutti e 3.
Adesso lei la vediamo. Pazienza ce l'ho, Marge. Ti ho detto che prima, come mi sono avvicinato, i due di sopra si stavano muovendo. Poi, evidentemente, allora, facciamo una roba. Hanno fatto conflitto e mi si è bloccato ed è partito. Esatto. Infatti sono caduto. Facciamo non una è che storia che sono caduta, io non stavo facendo niente. Facciamo una roba, te ne provo a dare due per volta, così magari evitiamo. Magari tre hai ragione, sono troppi. Proviamo, dai. Vediamo un attimino cosa succede. Allora, vediamo se riesco a uscire da qua. Ah, beh, ma è spento, devo accenderlo. Allora. No, era accesa, c'era la luce accesa. O hai spento tu la luce? Non riesco a spostarlo. Aspetta. Ok, adesso dovremmo riuscire. Questo non è un pappagallo, questo è un pulcino. Degradato. C'è un esserino così piccoletto. Cosa ci vuoi mettere tra bancali? Allora, siamo che qua. Sono più pesanti i bancali che lui. Te lo ributto sopra. Sì, ma ci sono di nuovo tre bancali sopra. Te ne tiro via uno. Adesso te ne tiro via uno. Facciamo due per volta, vediamo se riusciamo. Se non riusciamo con due per volta, te ne do uno, che ti devo dire. Riproviamo, saremo più fortunati, ragazzi. Ok. Aspetta che devo tirare via il bancale. Marci, lo so che devi tirare via il bancale. Ne proviamo a mettere solo due per volta, raga, così vediamo se magari riesce meglio, Giulia. Ce la faccio a prenderne uno? Vediamo un po', sì, in teoria dovremmo farcela. Poco, ecco. Ok, prova così, Mogè, se riesci. Cosa qua va a scatti, va. Niente, non ti dà problemi, se no lascia stare, Mogè, al massimo se ti dà problemi. Allora, nel frattempo sistemiamo questo. Messi. Ok, perfetto, Mogè. Allora, due va un po' meglio. Sì, beh, certo. Prima quando mi hai detto tre, c'erano i due di sopra che stavano facendo i ballerini. Poi ti ho detto, qua succede qualcosa adesso. Perché ho visto che stavano già ballando, stavano. Ho detto, qua succede qualche conflitto, vedrai che volo. Detto e fatto. Tanto poi nell'ultima sfida li spingi tu, sì, ne? Sì, quindi esatto. Li drizzi anche questo, questi qua, raddrizzi anche quello. E mettiamo anche subito la cinghia. Ah, ci sono anche le cinghie. Eh beh, per forza, certo, bisogna legarle. Non troppo indietro, Marci, eh? Cioè, nel senso dell'attaccato dall'altra parte. Ok. Sì, facciamo file da due, dai, così andiamo meglio. Perché comunque il pappagallo già non è facile muoverlo perché va a scatti, va. Poi se ci mettiamo il conflitto anche di tre bancali. Allora, tu metti quello e io metto l'ultimo. Perché io in fondo chiaramente non ci arrivo col muletto. Ottimo lavoro, Mogè. Io adesso questo glielo metto così. Io ti consiglierei Marci. Dimmi. Io ti consiglierei di appoggiare quelli a terra e di spingerli. Certo. Perché non ti. No, no, li spingi da su, li spingi subito? Sì, lo faccio con questo bancale qua. Perfetto, ecco, adesso. No, adesso vado benissimo, Andrea. Ok, allora, mettiamo la cinghia. Ok. Però la cinghia. Qua non la prende la cinghia, però. Anche una basta, Mogè.
anche una. Okay. Boh, ti porto gli altri allora, facciamo da due, ok? Sì, vabbè. Vedi che con due si riesce a gestirli meglio. Allora, ottimo, dai che ci siamo, raga. Piano che c'è la cabina del camion, che prima l'hai presa in pieno. Ok, tutti tuoi, Mugè. Io mi sposto. Ecco, vedi, qui noi facciamo un po' di scortina, ragazzi. Lo faremo anche dopo, perché non penso che la fabbrichetta vada a prendere tutti quei bancali che butteranno fuori le piante, perché piante ne abbiamo tante. Mamma mia, si sta muovendo di nuovo. Sì? Poggia, poggia. No, vedi, guarda. È scesa da sola, è scesa. Vabbè, allora fa... perché i bancali fanno sempre un po' di conflitto. Fanno conflitto, sì, certo. E però adesso come faccio a mettere una sopra? Che l'altra è scesa da sola, è scesa. Te lo metto io, Mogè, lo metto io. Aspetta, fammelo prendere. C'è da spingere quello lì, Marci, che ho messo io. Riesci a spingere quello lì, il primo che ho messo lì? Prima devi spingere quello che c'è lì, che ho già messo, Marci. Sì, Mogè, che un non attimo, è, prendo non questo e lo spingo con l'altro, guarda. Ma ce la fai, Marci? Certo che ce la fai, perché non ce la devo fare? No, ci arriva? Ma sopra poi come ce li metti sopra le altre due? Allora, fai una roba, riesci a prendere quello là, Mogè, che ti metto sopra questo? Quello che hai messo tu, riesci a prenderlo? L'ho capito, Marci, se mi dai il tempo. Andiamo un attimino. Ok, boh, fermati così. Ci arrivi? Sì, fermati. Ci arrivo. Grandi lavori di logistica, ragazzi. No, torna indietro, Marci. Allora, aspetta. Indietro, boh. Boh, prova. Vedi se riesci. Pian pianetto. Allora, nel frattempo proviamo a prendere questo. Io ho il castello tutto in avanti, raga. Devo addrizzare un pochino, abbassare le forche. Ok. Sono lascialo così, Mosè. Sono bancali. Ma è storto, sono bancali animati. Non fa niente, lo spingo io. È tutto storto. Non c'è problema, tanto poi ci mettiamo il terzo e li spingiamo dritti. Oh, piano. No, stava. Non mi è andato in retromarcia, ho messo il freno e continuava ad andare in retromarcia. Oh! Ah già. Dove si è agganciato, fai il bravo. Si sarà agganciato l'altro. Adesso l'ho sganciato. Mamma, come si muove. C'è quello dietro che si stava muovendo, bancale. Riesci a spingerli un pelino, Mosè? Spingerli verso... Spingerli? A spingerli verso gli altri bancali. No, aspetta. Vado a prendere gli altri io nel frattempo. Che qua c'è da fare un piccolo lavoretto, ne mettiamo uno sopra l'altro. Abbassa ste. Eccolo lì. Scusatemi, ragazzi. Ti sei dimenticata la suoneria. Vabbè, capita. Ce l'hai sempre spenta, adesso è accesa. No, vabbè.
tutto al contrario, sai? Ok. Niente, sono storto che più storto non si può. Vedi che sei tu storto e non il mio trattore. Quando mi dici che c'è un trattore, tu storto. Vero. Ok, ci sono, Mose, bravissima, ottimo lavoro, Mose, brava. Aspetta prima, un attimo prima di mettere la cinghia, che se riesco ti addrizzo un po' quello di sopra. Aspetta un attimo, che mi metto qua di fianco. E chi si muove, chi si muove. Ole, yeah! Brava Mogè, ottimo lavoro. Dai che piano piano ce la stiamo facendo. Perché in effetti ne abbiamo un po' tante mele qua dentro. È anche un po' ora di smaltirle. Poi troppi bancali non vanno bene. Vabbè che siamo da PC e il problema non dovrebbe andare. Sussistere. In teoria sì, però poi sai. Però, però Sempre va bene meglio. anche venderli così. Ma dimmi un po' una cosa, ma per venderli devi scaricare di nuovo così oppure dici che li prende? L'altezza del camion ci siamo? Bella domanda, Mogè, mi hai fatto una Ma anche pensata perché ci, domanda. lo sai cosa? Perché a volte ci sono dei camion o comunque rimorchi che essendo un po' troppo alti il trigger non li legge. Lo so, bella domanda. Ma infatti ti seguo col muletto e poi vediamo. Cioè vado avanti io col muletto e mi segui tu col camion. Ok. Non lo so questo, per quello andremo là col muletto. Teoria, sì, poi in teoria andrebbero scaricati col muletto, perché nella realtà non è che il camion si autoscarica, eh. Fare una roba seria andrebbero scaricati col muletto. Però Ma siccome noi non siamo seri. tutto tranne che sedi, dici, eh. Oh, Madonna Santa, turno che sta ballando quella di sopra. Aspetta che siamo quasi arrivati, non fare la monellina, tu. Ok, sì, lascialo anche così, Mogè. Tanto Sì, poi. perché stava già ballando. Anche la tua ha ballato. Non metterla così com'è, poi se la spingo io per attaccare gli altri. Ok. Adesso vado a prendere gli altri. Dai, così, così a due è un po' meglio, giusto, Mogè? Sì, balla di meno. Ogni Ok. tanto si vede che fa un po' il ballerino. Vabbè. Ok, le ho spinte, però devi aggiustarle tu poi. Sì. Poi mettici che la fisica di Farmi fa acqua da tutte le parti, capirai. Vigliacco se Farmi c'ha una sorta di fisica. Tu basta pensare che le balle le sollevi a mano, i balloni li sollevi a mano, ma quando mai? Se ci metti la super forza. No, no, al di là della superforza, ci sono robe che tu sollevi anche senza la superforza. Ah, sì? Eh sì, purtroppo sì. Infatti su quel discorso lì, l'altro, diciamo, il rivale, quello che poi non si è fatto più niente, molto meglio sul fattore fisico. Cattle Crops, se non mi sbaglio. E sarebbe il rivale di Farmi, ma purtroppo hanno bloccato anche quello, non hanno fatto più niente neanche con quello. No. Allora, tira un po' su. Perché non mi va avanti? Ah, beh, per sbattere nell'altro bancale, chiaro. Allora, devo spingerli un pochettino, tira su. No. Ok, allora spingiamo un attimo. Ok, spingo su anche questo qua un pochettino. Madonna santa, come Vai. parte, porca miseria. Perché quando sono io col muletto vicino, non avvicinarti, Mosè, perché potrebbe essere anche solo il discorso dei mezzi, che fanno conflitto. Allora, andiamo a mettere la cinghia.
sono un po' tutti storti comunque, quelli di su, solo che questo qua non riesce a tirarli su, a metterli bene su. Io posso spostarli solo sotto. L'importante però è che siano sopra e legati, Mose. Poi se sono storti, pace. Uno sì, l'altro no. L'altro bisogna metterci ancora bancale. Ma ce ne sono ancora da caricare? Un po' sì. Un pochettino ci sono, Mose. Ne abbiamo troppe mele, per quello volevo farne fuori un pochettino, Mose. Ne abbiamo troppe. Allora, ce la posso fare, eh? Oh, yes. Arrivo, Mogè. Freno, continuo ad andare indietro. No, vabbè. È indemoniato il pappagallo, il papero lì, come cavolo si chiama. No, è diventato pulcino. Ah, ok. Li spingo un attimo, hai bisogno che li spingo un attimo o no? Sì, perché quello là di dietro è storto. Allora, aspetta. Anche quello di sopra, sì. No. Appoggia. Andare un pelino più su. Boh. Devono essere spinti verso la. Poco può, se riesci. Altri. Se riesci, sì. Se no, lasciali così. Vedi quello che riesci a fare, Mose. Dobbiamo stare un attimino in sintonia con i bancali. Che se spingo quelli di sotto, ma quelli di sopra rimangono lì e diventano storti. Sì, Mose, è quello che riesci a fare, no? No, io l'ho fatto, no, io ci sono riuscito a spingerli. Però siccome il pulcino qua non si alza, è il pulcino, di tanto. Declassato, il pulcino. Ma di gran lunga anche. Poverino. Cioè, da pappagallo a... No, da papero a pappagallo a pulcino. Esatto, da papero a pappagallo a pulcino. Massacrato. E quindi sì, li ho spinti, ma ho spinto quelli di sotto, quelli di sopra non si riesce. Allora, la prima fila dei bancali alti l'abbiamo finita tutta. C'è ancora un bel po' qua da fare, sì. Adesso metto questi, così metti la cinghia, Mogè. Se non sono da spingere verso gli altri, se non spingo e poi metto la cinghia. Okay. Come ho fatto prima. No, al massimo faccio in modo di metterteli apposta, aspetta. Se ci riesci, sì. Aspetta un attimo. E chi si muove? A parte che vabbè, si dovrebbe fare da qua, perché insomma se lo fai nel cartone le forche spaccano tutto, però. Boh. Vamos. Mogè, mi fai una cortesia, mi sposti il paperino mio, per favore. Paperi, mica paperi, ragazzi. Ok, perfetto, allora. Vediamo di portare via anche questo. E ne carico ancora qualcuno, poi andiamo, Mogè, dai. Importante farne fuori un po', poi magari in un altro momento ci organizziamo, li vendiamo noi.
Allora, facciamo così, mettiamo questo sopra, raga. Ok. Non troppo, se no prendi anche quello dietro. Piace che vedo Giulia, corre, scende, Sì, sale. perché sono venuta a guardarti, sono venuta. Però abbiamo fatto un bel carico, non è male, Mosè. Considera che sono tre bancali, eh. Dunque ne abbiamo 3, 6, 9, già 12. No, aspetta, che dico? 2, 4, 6, 8, 10, 12 di più. Vabbè, io ti metto questo, ne vado a prendere ancora qualcuno. Devo anche mettere dritto il pulcino qua, altrimenti me la carica storta. Ragazzi, non c'è niente da fare, declassato il papero. Vuoi buttarmi fuori gli altri, però, eh? Ok. Vai, sistema tu, mo già, e poi arrivo io. Non mi voglio Vedi avvicinare. come si sta Infatti, muovendo? vedi che mi sposto, mi allontano io. Perché secondo me quando ci sono muletto e papero vicino fanno un po' di casino. Che brutto come sono entrato. Vuoi che li spingo un pelino? Aiuto, sono caduta. Ma No, Mosè. dove cacchio sono? Dove cavolo sono? Scusate, mi Ok. scappate. Niente. Andiamo a prendere ancora qualcuno. Dai, il magazzino piano piano si sta vuotando, ragazzi, meno male, dai, questo è buono. Siamo un pelino. Ok. Troppo storto. Eccoci qua. Ma li stai contando per caso? Sì. Ah, ok. Sono con questi qua sono 30. Vedi? Pensa un po' quante ne avevamo, Monge. Pensa quanti bancali avevamo. Allora, spingo ancora un pelino. E brontola, io ogni tanto sento la mucca che brontola. Non va più avanti, come mai? Allora, Perché? No, sei in casa, infatti sì. sono... Aspetta che tolgo la cinghia, prova a togliere la cinghia. Prova adesso. No, aspetta un secondo, Mosè, che forse ho capito cos'è. Non piace che mi dici sempre aspetta come se io facessi qualcosa. Sei sempre devi aspetta, 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 e chi se muove? Io vado dai degli alieni, ciao Bert. E poi delle anelline dei vitellini. Oh, che bellino, ce n'è uno che sta mangiando con le sampette fuori. Oh, metti le sampette dentro. Oh, che carino, guarda come ha messo questo. Mi piace che quando mangiano esce tutto, a differenza delle mucche adulte che buttano fuori la testa, loro tutto il corpicino. Sì, infatti c'è le sampette fuori. Perché non ci arriva a mangiare? Sì, ce n'è uno che sembra che è in bilico, con la testina e le zampine davanti, fuori. La panciolina sull'appoggiata. Oh,
Ogni un mognomo. No, birba, non ce l'ho con te. No! C'è un bancale. Oh, le. Ghele muffetta. Sì. Dove sono? Non mi vedo più. Mi devi far scendere. Sì, anche a me la fa con. Mi devi scendere. Se okay. Metti il banca. Se metti il muletto troppo in fondo. Cioè, ce n'è uno comunque che è mezzo fuori. Comunque. Questo qua non marci. Aspetta, che. No, non marci. Dimmi. Spingilo un po', questo qua, l'ultimo che hai messo. È troppo fuori, Ah, ok. Proprio in dentro. Ma è fuori proprio il bancale, lui che è fuori. Sì. Sì. Ok. Anche questo qua teoricamente è un po'. Buona. Qua. Ce n'è uno che è mezzo. Vabbè, non so. Penso che chiude comunque, anche se sì, è mezzo fuori. Dovrebbe chiudere, in teoria sì, in pratica andiamo con. Ma dobbiamo che. Dobbiamo continuare? Ancora devi mettere? No, dai, andiamo a vendere quelli. Andiamo a vendere quelli. Prova a vedere se chiude, se no lo lascia aperto, dai. Aspetta che sono incastrata. Mamma mia. Allora, aspetta, Moge, prima che metto. Ah, brava, l'hai già bloccato tu, bravissimo, ottimo. Allora, fammi vedere un po' dove possiamo passare, che tu c'hai il camion. Devo vedere dove passare. Perché noi dobbiamo andare al campo. Guarda qua che si vede. Si vede il bancale. Almeno io lo vedo. Allora, campo 16. Oh, mi raccomando, Non fammi diventare matta con questa roba qua. No, 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 certo che no. Campo 16 ci conviene. O usciamo adesso, da qua e te adesso, giri. Adesso apro ETS2 e vado via col camion. Allora, Moge. Vieni, seguimi. Piano piano, andiamo piano, tranquilli. Ma fammi uscire dove posso uscire, Vieni, ti sto dicendo di venire. No, perché se mi fai uscire dove c'è l'albero, ce l'ho lo spazio dove c'era l'albero. Dovresti riuscire a uscire, ti allarghi. Ah, dovresti. Se no, esci da qua, dai, usciamo da è qua. Molto è molto limitato lo spazio marcia. Vieni, perché vieni. C'è cancello e un edificio davanti. Vieni qua. Esci da qua, dai. È uguale. Occhio le galline, frittata di galline. Allora, apriamo il cancello qua, raga. Aspetta il un traffico. Attimo, aspetta. È tolto il traffico? Sì, marci, non mi muovo. O passiamo da là o passiamo da. No, passiamo da giù, dai, così facciamo un giretto. Allora, seguimi qua. Vieni. Ciani. Allora, qua ti allarghi che dobbiamo girare a destra, dobbiamo andare su. Dunque allargati un pochettino. Bravissima. Tranquilla, ci giri. Vieni. C'è gli alberi davanti, non li vedo. No, c'hai il guardaparco. Sì, il tergicristallo, sì. Perché c'ho gli alberi, io uso molto la visuale alta. Ok, perfetta, così vieni dritta, Moge. Vieni. Quindi no, c'avevo gli alberi davanti, mica l'ho visto che c'è la garla lì. Ottimo. Adesso vediamo se li scarica, così. Questo qua è il motorino, in bicicletta, no, sì, vabbè. Sì, ci sono i tipi in bici, sì. Per quello ti dico, sta mappa è completa di tutto.
Ah, quindi anche se c'è del traffico, quelli in bici rimangono. Quello in bici rimane, sì. Cioè, mi fai ridere che vai in giro con il muletto. Vabbè, oh, che devo fare? Aspetta un attimo, ciao. Mogetti, devi allargare, o entri qua in questo spazio, perché dobbiamo girare qua, esattamente qua. O ti allarghi un pochettino. Brava, bravissima Mogetti. Ha voglia. Vieni bella tranquilla, ottimo, ottima. Ragazzi, che non gli devo dire niente a Giulia, ragazzi. Non gli devo dire niente. Allora, la casetta per vendere è questa, Mogè. Apri tutto, tira via le cinghie e poi ti avvicini. Ma scusa, ma solo da una parte si apre allora? Il camion sì. Purtroppo. Ma l'apertura è dall'altra parte. Vabbè, prova, vediamo se riesci. Avvicinati. Sì. Ok, aspetta che tiro via le cinghie. Ok, ok, via, via e via. Ottimo, via, dai che vendiamo tutto, raga. Fa come Sciuetta quando va a riscuotere i soldini. Ah, l'altro sì. Gioco. Farm together. Dai che arrivano un bel po' di soldini, ragazzi. Vieni, va, brava, vai avanti, Mogè, così le finisce di prendere. Insomma, 30 e passa bancali ci siamo venduti? 30 bancali, perché erano 15 sotto e 15 sopra. Vediamo quanti soldini portiamo a casa con 30 bancali, ragazzi. Non poco, non poco. 26.580. Allora, Mogè, adesso qui fai la strada, tanto sei vuota. E che cosa vuol dire? Che devo andare a fare incidenti? No. Che sono vuota. Il muletto non ha venduto. Anzi, no, l'uccellino non ha venduto. No, poverino. Allora, il papero, il pappagallo, il pinguino e l'uccellino. No, che pinguino. Mogè, qua, allargati e gira così. Papera sì, papera no. Ok. Ti faccio passare da là che ho tirato via l'albero. Vediamo se riesci. O giri direttamente qua, Mogè, vedi te se secondo te è il caso di girare direttamente. Qua dove? Destra o sinistra? Qua, c'è il cancello, sulla destra. O giri direttamente o se no fai quel gioco là. Qui c'è lo spazio, ti giri col camion e entri dall'altra parte. Vedi te cosa vuoi fare. Io girerei direttamente se non ci fossero sti cavoli di alberi. No, l'ho tolto l'albero di fronte al cancello. E quello là me lo ricordo, però c'è anche questo. Ma sì, ce la fai, Mogè, vieni che ce la fai, alla grande. Vieni, ce la fai. Boh, giriamo qua. Dove stai andando? Dove eravamo prima, il coso delle mele. E ci fermiamo lì, dai. Anche perché le uve marcia. Sì, certo. Bene, ragazzi. Altri bancali ci sono qua da, sì. Da mettere. Parcheggialo pure lì il camion, Mogè. Ok, perfetto. Lavoro fatto alla grande, ragazzi. Eccoci qua. Fermati così, Mogè. Ragazzi, noi ci fermiamo qua, anche se abbiamo avuto un pochettino di problemini, però come avete visto li abbiamo risolti, siamo riusciti a vendere la bellezza di 30 bancali portando quasi 30.000 euro a casa, che come cosa non è male, anzi tanta mano. E che ne abbiamo ancora?
Poi ho visto che ci sono altri bancali, come siamo passati lì dell'orto, E poi anche quelli. abbiamo i bancali dell'orto, dobbiamo vendere i meloni, la lattuga rossa, c'è da vendere i pomodori, insomma ne abbiamo ancora tanta di roba. Chiaramente il frutteto bisogna seguirlo, ragazzi. Poi avremo anche, chiaramente, come vi abbiamo detto nell'arco del nostro gameplay che stiamo facendo, che c'è la fabbrichetta dove andremo a fare il succo di mela, eccetera, eccetera. Però ogni cosa a suo tempo. Poi pian pianino vi faremo vedere anche altro, perché con Giulia ci siamo preparati anche altro, non c'è solo questo. Ragazzi, come sempre, sperando che il nostro gameplay sia di vostro gradimento, noi ci fermiamo, vi ringraziamo ancora una volta perché ci seguite. Mi raccomando, un bel like, un bel pollicione di quelli potenti anche a questo video. Continuate a scrivere nei commenti, perché io e Giulia, come vedete, vi rispondiamo, vi ringraziamo. Continuate a scrivervi nel canale e per il momento è tutto. Ciao a tutti e grazie. A presto, ciao ciao. Ciao ragazzi, buon pranzo e alla prossima, ciao! Ciao, 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 ciao.